Sto ancora male. Peter, dammi una mano te, che anche ieri è passata quella iena della dottoressa e mi ha detto: Gino, questa malattia t'ha debilitato. E me ne sono accorto, è 20 giorni. Ma torto di oso, non si può fare più nulla. Quello non può mangiare, quello non lo può bere, non si può fare nulla. Questi dottori, queste dottoresse, bisogna stargli lontano, bisogna trovare il sistema. Ma non mi fa. Mi hanno detto, da me la giorno, la mangio di torno, io e devo fare anche 3 o 4. Pur di far fuori questa dottoressa, nel venire a questo giro. È venuta l'altra sera in visita, dice Gino, e sta attaccato da compromessi fegato. Io tu stia un po' riguardato, devi stare almeno 1 o 2 mesi senza ben vino. Senza ben vino, io dico, ma che sei passata? Ma non è possibile, io come fo? Insomma, Peter, gira e rigira, alla fine volevo fare come mi pare. Ho dovuto leviare anche una fedora. E allora lei, vedi che mi ha portato. Dice, Gino, quando tu hai voglia di bere, mi ha dato il succo di mirtillo. Io, il colore, e sarebbe anche meglio. Il vino è troppo meglio. Abbia a dire la fedora. E allora che si è inventato questi giorni che tanto era a letto, non potevo fare nulla, ci siamo messi lì sempre nell'ottica di guadagnare qualcosina. Peter ha scritto un articolo favoloso, ha trovato un sistema di questa app qui che si chiama Prime Opinion. Tu la installi in cellulare, tu gli metti il codicino, questo qui, di canale YouTube votato al risparmio, e già con quello tu riesci a avere il primo euro di guadagno. Poi altrettanto presentando l'amici, come sempre, è tutto un andirivieni, più ne presenti e meglio è. Come quelli che presentano l'amici a Beeper, o presentano l'amici Page, come EasyBank, BBVA, che ti invita a fare il canale YouTube votato al risparmio, prima che scadano che non sia più buone. Ci siamo messi lì con Peter, con questa app dei sondaggi. Una decina di minuti, a volte 20, a volte meno. Tanto siamo a non far nulla. E si è trovato il sistema da 108 punti in su, perché va a punti, tu inizi a avere 1 euro. La prima volta per prelevare da questa società, tu devi avere 10 euro lì scambiabili da punti a soldi. E tu puoi pigliare i buoni Amazon, e buoni della Nike, Zalando, e della benzina di Kuwait, Flixbus, un monte di altri regali di ogni tipo. O se no, i soldi te li puoi far da anche un PayPal. Vai a vedere anche il video che ha fatto Giantmoney di PayPal, anche con quello è un sistema sicuro in cui pagare, ed è soprattutto online nei siti, e mettendosi, diciamo così, i giubbetti antiproiettili quando tu sei in qualche sito un po' strano a rischio, che però diglielo Peter, bisogna sempre stare attenti, i giubbotti antiproiettili sì, ma ci vorrebbe anche il casco, perché se ti sparano in testa, si sa mia mai. Al di là di tutto, c'è un modo anche di farti pagare questi sondaggi che ti ha fatto anche direttamente nel conto corrente, come un lavoro, e ti arriva il bonifico per tutto quello che ti ha fatto. E noi lo stesso gli si è messo l'arta e il conto di Revolut, ci vanno a fare anche te con le 3 spese fitte fitte da 5 euro, che anche lì tu riesci a avere poi il sistema ad avere il bollo, il pago PA, tutto senza omissioni con Revolut. Tu ci metti l'IBAN lituano di Revolut attaccato a Prime Opinion e noi tutti i giorni, bada, il 5, il 7, il 9 di novembre, il 12 novembre, tutti i giorni un eurino, 2 eurini, qualche cosa, e gli si, siamo qui, tanto non fa nulla, gli si piglia tutti i giorni un po' di soldi. Siamo arrivati già a una 25, 30 euro, lo fo io, lo fa lui, se sei 2 o 3 in famiglia, a pigliare anche qualche migliaio d'euro col canale YouTube votato a risparmio, e ce le può. Basta essere parecchi in famiglia, mettersi lì, con una catena, uno lo fa, poi invita quell'altro e così via. E insomma, se tu vuoi fare anche te Prime Opinion, poi magari tu inviti e tu parenti, i tuoi amici, questa app che è qui per capire meglio le regole e tutto quanto, di come poter riscuotere più veloce alla svelta
tu vai a vedere tutto quello che ci ha scritto Peter nell'articolo ai blog Tecnogalaxy. Lì c'è veramente come fosse la Bibbia d'Oniosa. A ogni sondaggio, diglielo Peter, che durerà a volte 5 minuti, a volte 10, a volte 20, a volte se escludano prima, bisogna cercare di essere coerenti con quello che uno dice di sempre, un po' le stesse cose. Insomma, a volte tu riesci a pigliare 20 punti, 40 punti, 120 punti, insomma si riesce a giornata, a fine giornata, che cosa, insomma, a tirare fuori. Noi siamo in attesa di ripotere ben vino, che poi capirai, ora c'è anche il novello, e votate al risparmio alla prossima per guadagnare ancora di più.